Vorrei iniziare questo nostro secondo appuntamento della prima annualità del biennio Perdonarsi, riflettendo un momento sulla difficoltà del praticante. Perché approfondire vuol dire incontrare in maniera diversa gli stessi problemi. Questo vuol dire approfondire. Anzi, da un certo punto di vista, approfondire vuol dire vedere in modo ancora più acuto e forse drammatico i problemi che abbiamo incominciato a vedere fin dal primo anno o fin dall'inizio del lavoro, perché la consapevolezza crescente vuol dire anche vedere meglio, vedere più a fondo, rendermi conto di quanto pesanti sono i condizionamenti e di quanto gravi sono i blocchi entro i quali viviamo. Per cui, per vostra consolazione, volevo leggervi due brevi testi che ci fanno capire come questo che sto dicendo non è soltanto un problema. Corrado, qui, se vuoi, qui c'è un posto. Non è solo un problema dei praticanti darsi pace, che sarebbe, se fosse così, un po' preoccupante, ma è un problema universale, una di quelle cose che in tutti i tempi e in tutti i luoghi in cui gli umani hanno incominciato a occuparsi di se stessi, di lavorare su se stessi, hanno incontrato, in tutti i luoghi. E quindi vi ho voluto portare due spunti i due grandi filoni della spiritualità, chiamiamola terrestre, quello filone sanscrito e il filone, diciamo, ebraico cristiano islamico, perché ci possano confortare nella fase che probabilmente stiamo vivendo. Che noi seguiamo un processo che ovviamente ognuno poi vive nella sua realtà, ma che ha una sua coerenza anche paradigmatica. Quindi il quarto anno è anche qualche cosa che ha una regolarità, diciamo, dei caratteri, che ovviamente poi ognuno vivrà a modo suo. E uno di questi caratteri è appunto quello di cui vi sto parlando. Che cosa vuol dire progredire? Capite? Questa è la domanda che si fa il praticante al quarto anno, anche al quarantesimo anno. Però al quarto anno può venire, può tornare con maggiore acume, acutezza, inquietante, e deve capirlo. Il compito del primo approfondimento, oltre a quello specifico che poi non è disgiunto, di comprendere un po' più a fondo cosa vuol dire il perdono, vuol dire anche affrontare questo carattere dell'approfondire come progredire, cosa vuol dire. Allora, il primo testo per voi è tratto dagli aforismi sullo yoga di Patanjali, che è un testo classico della spiritualità sanscrita, è il testo base dello yoga a cui fanno riferimento tutti quelli che studiano questo tipo di spiritualità, che poi è uno dei grandi sistemi di quello che noi chiamiamo induismo, ma che gli indù non chiamano induismo, chiamano la via, chiamano il dharma, la legge, eccetera. Allora, scrive Patanjali, parlando degli ostacoli al progresso della pratica e in generale alla pratica. Malattia, pigrizia mentale, dubbio,
mancanza di entusiasmo. Qui dice ignavia, ma in realtà è tamas, cioè direi pesantezza, inerzia, attaccamento al piacere dei sensi, in tutte le sue forme, può essere pure telematica, cioè la televisione, voglio dire, o il computer, non è che deve essere necessariamente la sensualità intesa in senso classico. La falsa percezione, vedere le cose come non sono. Disperazione causata dal fallimento nella concentrazione. Non mi viene, mi metto là e non mi riesce. Faccio la pratica, ma non so, forse sbaglio. Come mi devo mettere? Che devo fare? Sorrido e mi abbandono. Sì, io sorrido e mi abbandono, ma non riesce, sono sempre teso. E poi chiacchiere, fino alla fine, no, ho fatto sta pratica, è mezz'ora, inutile. Instabilità nella concentrazione. Queste distrazioni sono gli ostacoli alla conoscenza. Queste distrazioni sono accompagnate anche da dolore, abbattimento, tremore del corpo e respirazione irregolare e tante altre sintomatologie fisiche che possono avvenire, male di qua, male di là, tremoli, disturbi, varie cose. Il commentatore, che è Swami Prabhavananda, dice l'inerzia, tamas, l'inerzia, lui chiama ignavia ma non è ignavia, l'inerzia è il grande nemico. Il grande nemico è questo. Vi ricordate Simon Weil? La pesanteur et la grâce. La pesantezza e la grazia sono i due poli. Noi sappiamo che quando siamo nello stato impregnato della difesa, siamo pesanti. La vita è pesante. Fare la pratica è pesante, studiare è pesantissimo, lavorare è pesante, tutto, mangiare è pesante, alzarsi dal letto è pesante, è tutto pesante. Quindi questo è il grande nemico, ispiratore di codardia, irrisolutezza, autocommiserazione e dubbi banali e cavillosi. Mi sa che la pratica meditativa dovrebbe essere fatta in un altro modo. Ho letto in un libro che mi ha passato Sora Ciccia che in India debbono mettere il piede così, e se mettono il piede così si concentrano molto di più. Mo sa che faccio, metto il piede così. Non ne riesce, ma forse il sinistro. Dubbi, ecco, banali e cavillosi, sono effetti della pesantezza, dell'irrisolutezza, l'animo instabile, come dice il salmista, odio l'animo instabile, devi fare la pratica, punto, non te va, non te piace, non ne frega un tubo. Devi fare la pratica, punto, non mi va, non esiste, non mi va, sorrido e mi abbandono, non mi va è un pensiero. Devo mettere il piede così, è un pensiero, sorrido, lo accolgo e lo spengo. Non ci sono eccezioni. Ecco, progredire vuol dire piano piano capire questa che è una cosa che noi diciamo fin dal primo incontro. Però arrivati al quarto, al quinto, al sesto anno dovremmo incominciare a capire che è una cosa seria. Non ci sono eccezioni, a meno che tu non ti voglia fare fregare, cioè uscire dalla pratica. Questo vuol dire diventare pazienti, veramente pazienti. Quello che c'è, c'è. Adesso, no domani, dopodomani. Quello che c'è ora è il contenuto di questo lavoro ora, senza fughe,
senza rinvii, senza niente. Come un marino, da un certo punto di vista. Come un marino. Cioè, agli umani è spesso chiesta questa risolutezza, no? Magari per cose non propriamente costruttive, però è per tante cose, no? È richiesta, perché non dovrebbe esserlo anche in una fase di avanzamento? Questo vuol dire progredire. La pesantezza può anche essere causa psicologica di malattie, cioè lo squilibrio energetico, queste cose che non curate, cioè non fatta materia del nostro laboratorio, si possono poi magari esprimere in forme distoniche, di disturbo. Ci invita a distoglierci dai nostri doveri, a prendere rifugio nella cattiva salute e a nasconderci sotto una bella coperta calda, magari di disperazione. Il corpo resiste alle discipline cui non è abituato e cercherà di sabotarle, mostrando isterici spettacoli di debolezza. Ah! Non ce la faccio più, no, non ce la faccio, oggi proprio non ce la faccio, non ce la faccio. Allora devi lavorare. Non ce la fai, sei stanco, c'hai la febbre, allora devi fare la pratica. Sei nervoso, sei arrabbiato, sei incazzato, sei distratto, benissimo, è proprio il momento di fare una bella pratica intensa, ti riuscirà meglio, ti riuscirà molto meglio. Arriva, mi capite? Arrivati a un po' di praticità, di conoscenza, al quarto anno, al decimo anno. È ovvio che questo non è un discorso che io posso fare a uno che inizia e che ancora non ha capito manco dove sta. Quindi, mostrando isterici spettacoli di debolezza, attacchi di svenimento, violenti mal di testa, palpitazioni e così via. Quando un aspirante incomincia la vita spirituale, lo fa naturalmente con grande entusiasmo. I primi gradini sono sempre accompagnati da un senso di grande pace e di delizia. È l'innamoramento. Ah, ho fatto una pratica meditativa. Come stavo bene! Meno male, eh? Tutto grazie di Dio, ovviamente. Ogni cosa sembra così facile, così ispirante. È quindi molto importante che egli realizzi fin dal principio che il suo stato d'animo non continuerà ininterrotto per il resto della strada. La religione, intesa come pratica, non è un semplice stato di euforia. Ci saranno ricadute, fasi di lotta, aridità e dubbi. Non è confortante sapere che queste cose si dicevano 2000 anni fa in India? A me conforta, perché vuol dire che stiamo su un terreno realistico e vuol dire anche che esattamente le cose che probabilmente ognuno di noi sperimenta non sono un dramma, sono la regola della pratica che procede. Questo vuol dire progredire. Dice, ammazza, oh. Questo vuol dire progredire. Sì, questo vuol dire progredire. Poi è una spirale, lo capite? Cioè, grazie a Dio ci sono rapidamente, anche nella giornata direi, momenti di ristoro, momenti di maggiore aridità, momenti di conforto e conferma, momenti di dubbio, oscilliamo, no? Ma sappiamo anche, per esempio, nella scansione del rosario, che i primi misteri sono quelli gaudiosi, ma i secondi no, sono quelli dolorosi, per arrivare a quelli gloriosi. Quindi anche questa scansione ha una logica ed è continua. Sapere tutto questo non dovrebbe scoraggiarlo. I sentimenti consci, per quanto esaltati, non sono il solo indice di progresso spirituale, non è quello solo. Potremmo crescere più in fretta in un momento in cui la mente sembra oscura e pigra.
nella nostra tradizione sono le fasi di aridità o di ripugnanza, come dice la spiritualità cristiana, in cui notoriamente si può crescere di più che nelle fasi, chiamiamole, di consolazione. Perché sono proprio nelle fasi più povere di consolazione che noi raffiniamo la fede, la nuda fede, che poi dopo, quando torna la consolazione, resta. E quindi è un grande progresso, anche se lì per lì non sembra. Però io ve lo dico, così poi non ci disperiamo quando ci troviamo in queste aree. Sappiamo che fanno parte del processo, non sono un'eccezione. Non siamo noi sbagliati, e non è nemmeno sbagliato quello che stiamo vivendo. È proprio così che procede. Questo vuol dire progredire. Così non dovremmo mai ascoltare le proposte della pesantezza o dell'inerzia, che cercherà in ogni modo di persuaderci che la pigrizia sia un segno di fallimento, comunicarci un senso di fallimento. Non esiste fallimento fino a che continuiamo a fare anche un piccolo sforzo. Questa è la tradizione sanscrita yogica. Ora vi leggo solo un breve passaggio della tradizione cristiana, e lo prendo proprio dal Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2725, dove leggiamo: la preghiera è un dono della grazia e da parte nostra una decisa risposta. Presuppone sempre uno sforzo. I grandi oranti dell'antica alleanza prima di Cristo, come pure la Madre di Dio e i santi con Lui, ce lo insegnano. La preghiera è una lotta. Contro chi? Contro noi stessi e contro le astuzie del tentatore, che fa di tutto per distogliere l'uomo dalla preghiera, dall'unione con il suo Dio. Noi sappiamo per esperienza che poi ognuno di noi ha la sua forma di tentazione. Le forme di tentazione per distoglierci dalla ricerca della pace sono varianti delle nostre difese. Cioè, le nostre forme di difesa, il modo in cui noi normalmente ci difendiamo, cioè ci chiudiamo, ci separiamo dalla vita, poi ce le ritroviamo nella lotta per il lavoro interiore. Può essere l'attivismo, può essere la sfiducia, può essere il perfezionismo che ci porta alla frustrazione, ognuno ha le sue. Sapere questo, affrontarlo in maniera serena, vuol dire progredire. Progredire verso l'unità, cioè l'integrità. Affrontare gli ostacoli alla nostra integrazione. Affrontare, riconoscere e non farci turbare dalle tante forme di scissione interiore, frammentazione, divisione, distrazione che incontriamo. Oggi abbiamo iniziato parlando di questo anelito difficile all'integrazione, che è un leitmotiv costante del nostro lavoro, fin da quando parliamo di darsi pace.
Darsi pace vuol dire cercare l'unità interiore ed esterna. Questo vuol dire, questa è la pace reale. La pace reale non è separabile dall'essere uniti e quindi dall'amare. Lo vedremo nei prossimi 4 anni. Quello che oggi io vorrei che focalizzassimo è che questo anelito, cioè questa ricerca di unità, di pace, di integrazione, è sempre totalitaria, cioè mira al tutto, anche se sappiamo che non è facile, che siamo sempre in cammino, però in realtà anche stando in cammino, anche quando non abbiamo ancora raggiunto assolutamente l'integrazione totale, in realtà sempre aneliamo a qualcosa di totale. Sappiamo che la vera pace, la vera integrità, il vero amore, chiamatevelo come vi pare, non è reale, non è veramente realizzato se non è totale, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, no? Dice il Cristo, dobbiamo amare Dio con tutto, tutto. Dice, ma un pochetto? No, tutto. Tutto è il minimo. Tutto è uno. O tutto, uno o niente, verrebbe da dire. E questo è un pochetto un paradosso, no? Della vita interiore, che però il praticante, anche nella pratica quotidiana più umile, sente. Cioè, se io quando dico mi abbandono, non lo dico con un'intensità totalitaria relativa, attenzione, totalitaria relativa, cioè quel tutto che tu adesso sei in grado di offrire, quindi non è richiesto più di quanto tu ora possa dare, l'importante è che sia tutto. Cioè, se te dici mi abbandono, ma in realtà lo fai al 95%, procedi, se vuoi gustare la realizzazione di quell'abbandono in quel momento, puoi farlo in modo più totale, con tutto quello che tu sei adesso, lo puoi fare. Se non lo fai è perché decidi di non farlo, se osservi bene è così. C'è una parte di te che decide, no, voglio vedere, no, sì, però, me fido, no. No, osserva e lascia andare e abbandonati tutto in quel momento per quanto puoi. Totus tuus, no? Ricordate questa formula che credo sia di Vignon de Montfort originariamente, che poi fu presa dal Papa Giovanni Paolo II come motto mariano spirituale. Cristologico. Mariano cristologico, ovviamente. Quindi il vero cristiano tende a questo essere totale, anche se sappiamo che siamo in cammino, ma sappiamo che questo cammino, potremmo dire, è una totalità sempre più realizzata, fino a quel Dio tutto in tutti, totalità totale, totalità divina, totalizzazione divina del cosmo umano, che è la meta. Noi andiamo verso questo mistero di un tutto in tutti, un divino che è tutto in tutti. Quindi in un certo senso siamo anche aiutati nel processo, cioè sappiamo che ciò che ci integra, ciò che ci dà un senso maggiore di unità è la strada giusta, è la strada opportuna. Ora, che c'entra questo col perdono? C'entra. Se ci pensiamo bene, è la stessa cosa.
Cos'è il peccato o la ferita? È la scissione. Noi sappiamo per il lavoro che facciamo dentro di noi che noi siamo scissi, cioè non siamo uno, perché c'è questa ferita che noi, con le nostre difese disperate, in fondo confermiamo ogni volta di nuovo. Più ci separiamo difendendoci, fuggiamo da quel luogo cercando scampo, più confermiamo quel luogo, confermiamo quella separazione, rinforziamo quella scissione. Quindi cos'è il perdono cristiano? È proprio il mistero di una guarigione definitiva di ciò che ci divide, di ciò che ci ferisce. Noi cerchiamo il perdono, viviamo, il perdono è ben altro e ben più del semplice perdonare Tizio, Caio, Sempronio, che possono essere quasi, direi, delle conseguenze del perdono reale. Il perdono cristico, il perdono per cui il Cristo si incarna e vive la sua missione, la redenzione, che è il mistero cristiano specifico, che se non capiamo quello non capiamo lo specifico cristiano, allora si sente di tutto, no? Cioè, no, il cristianesimo è una cosa precisa, poi uno può crederci o non crederci, per carità, siamo tutti liberi, però il cristianesimo è una cosa molto precisa, è l'annuncio di un evento accaduto attraverso il quale questa ferita lancinante che ci trasmettiamo di generazione in generazione, che abbiamo incontrato nella nostra anima, sappiamo che esiste e sappiamo che è la vera causa delle nostre sventure, della nostra infelicità, delle nostre difese, della nostra impotenza, della nostra mancanza di creatività, delle nostre frustrazioni, lo sappiamo e lo sapremo sempre di più. Più lavoreremo per conoscerci, più lo capiremo questo come una cosa ovvia, evidente e lacerante. Allora il cristianesimo annuncia che questa cosa è stata risanata, è già stata risanata, cioè esiste già una realtà cosmica e umana che non è segnata da questa ferita, che è sostanzialmente il corpo risorto di Cristo. Questo corpo risorto non è qualche cosa che stia da un'altra parte, perché allora mi dovreste dire dov'è? 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 Chiediamolo all'astronomo che conosce i cieli, lui ci dirà se nei cieli che lui conosce si incontra il corpo risorto da qualche parte, non so, molto lontano, uno pensa sarà lontanissimo, e invece qua non c'è, non c'è, non c'è. Quindi questo corpo risorto in realtà è qualche cosa che dobbiamo molto attentamente capire, sentire, percepire, in cui credere per sperimentarne la presenza. È il luogo della nostra integrità, è il luogo in cui adesso io posso già sperimentare a tratti di essere uno. Questo è il lavoro spirituale cristiano specifico, cercare di favorire questo costante trasloco dal corpo mortale al corpo risorto, dallo stato di separazione psico-cosmica in cui soffro, Adamo, allo stato perdonato, perdonato, rigenerato del mio corpo in Cristo, del mio essere in Cristo, con risorto, con morto e con risorto. Adesso, non domani, non dopodomani, non da un'altra parte, qua e ora. Questa è una cosa che io posso sperimentare, a tratti e sempre di più, Deo concedente ovviamente. Ed è solo se la sperimento che potrò in fondo andare a testimoniarla, se no che cosa andiamo a raccontare al mondo, ragazzi? Ma che andiamo a dire? Dobbiamo essere buoni? Ma che andiamo a dire? Non abbiamo più niente da dire, infatti non si capisce, il cristianesimo io non lo capisco molte volte, giustamente uno dice una cosa vale l'altra, no, siamo tutti indirizzati verso il bene, non si sa che è sto bene, vabbè.
adesso la giustizia, si sa bene che è la giustizia, come se la giustizia fosse una cosa fuori dalla storia, in realtà la giustizia cambia, cioè l'interpretazione di cosa è giusto cambia, e quello è proprio il problema. Quindi noi possiamo andare per il mondo ad annunciare qualche cosa di straordinario, se c'è questa cosa straordinaria da annunciare, che deve essere una cosa veramente nuova, un po' assurda, un po' folle, per cui, come diceva proprio il video che oggi hai pubblicato, se non sbaglio, allora uno ha una cosa veramente straordinaria da dire, cioè un'esperienza veramente nuova che gli umani non conoscono, e allora io te lo voglio dire, guarda che c'è sta cosa, è possibile, esiste, è vera. E quindi vado per il mondo a dire, guardate ragazzi, è incredibile, ma si può vivere già ora e gratis, non devi fare niente, uno stato di integrità, cioè ciò che tutti anelano ad avere, è possibile, già c'è. Questo è il perdono che noi in questo biennio approfondiremo. Il dono perfetto è questo, essere uno. Il perdono, il dono perfetto è questo, finalmente non essere più due e non essere più legione, essere uno è molto carino, essere uno ha degli effetti molto importanti sulla vita anche qua terrestre, cioè quando siamo uno, un po' più uno, e noi che siamo praticanti già del quarto anno dovremmo averle ovviamente già un po' percepito questo, vuol dire essere più felici, vuol dire essere molto più creativi, molto più attivi, molto di più, molto più espansivi in modo buono. Le nostre ombre interne diminuiscono, perdono potere, vengono come esorcizzate dall'essere uno. L'essere uno è come una limpidezza che ci viene donata, non è meritata, non siamo in grado di costruirla, assolutamente. E anche questo è molto bello, perché sennò uno rientra nel perfezionismo, allora pensa, allora che devo fare? Devo fare più pratica meditativa? Faccio poca? È tutto il contrario, cioè è la ricezione dello spirito che ti porterà inevitabilmente a volere godere di più e quindi ad essere sempre più uno nella giornata, perché più sei uno più capisci quanto è doloroso essere due, tre, quattro. E allora appena diventi tre, quattro, dici, alt, sto soffrendo come un cane, proviamo a tornare a uno, proviamo a implorare l'unità, proviamo a implorare il perdono. E il dono viene immediatamente dato, e questo è incredibile, cioè il perdono viene dato immediatamente. No, ricordate, mi pare che oggi abbiamo letto il Salmo 50. No? Credo. Quindi, è un atto di fede, un atto semplice che ci eleva e ci dona a tratti, ma questi tratti diventano sempre più saldi, sempre più lunghi, questo senso di unità e di pace che cerchiamo tutti e che diventa un luogo creativo, perché lo spirito di Cristo, che è lo spirito dell'amore, cioè dell'unità, dell'essere uno, è uno spirito operativo, è uno spirito che vuole che tutto sia uno, quindi opera nella storia. Quindi la monosis cristiana, l'unificazione cristiana non è separante, non ci reclude in luoghi separati dalla storia, ma ci anzi getta nel mondo come delle furie, direi, delle furie benefiche, no? Il fuoco, dice Gesù, sono venuto a portare il fuoco sulla terra. C'è un contagio, è un contagio. Ecco, noi vogliamo ridestare questo fuoco. Sentiamo che nella storia abbiamo tutti bisogno di questo perdono, di questa esperienza di unificazione, di scioglimento vitale, e quindi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. Ogni giorno siamo chiamati a credere
E voi oggi sapete che credere non è credere di credere. Credere vuol dire entrare in uno stato, lasciare che determinate parole trasformino la sostanza della nostra anima. Dobbiamo capire come le parole, i pensieri diano forma alla sostanza dell'anima. Cioè, se penso una cosa, la mia anima assume una forma. Se credo, la prima strofa della preghiera dei figli di Dio, cioè se credo in quelle parole, cioè credo che c'è un assoluto con cui sono in relazione adesso, capite che credere è un atto? Cioè, lo devi fare. Devi decidere di crederlo e lo devi fare, così come devi decidere di abbandonarti e dire mi abbandono, crederci e farlo, è uguale, anche lì c'è fede. Ecco perché noi iniziamo da una fede, se volete, modesta. Abbi fede che se dici mi abbandono con fede e lo fai, realizzi un abbandono che ti dà sollievo e lo realizzi. E la tua fede viene confermata, è uguale, cioè è uguale, mi capite, come forma. Devo credere con un atto dello spirito adesso che veramente Dio esiste, in pratica. Perché voi credete che noi lo crediamo? Voi siete sicuri? Io sono sicuro di no, invece. O perlomeno oscilliamo molto, ecco, direi che secondo me gran parte della nostra vita noi siamo atei, cioè viviamo in uno stato in cui non crediamo veramente a Dio, non crediamo, cioè non siamo nello stato della fede, non siamo in relazione con l'assoluto, non sentiamo di appartenere all'assoluto, non ci pensiamo proprio, non pensiamo in questi termini, pensiamo cazzate. O no? O è la mia impressione? Non lo so, a me pare così. Perché se uno ha quel pensiero, cioè ci crede, non dovrebbe dire cazzate e non dovrebbe nemmeno dire cose inutili. Perché lo spirito è molto intelligente. Cioè, lo spirito di Dio è molto intelligente, ha creato il mondo, sapete? Ed è presente, o c'è o non c'è. Se c'è, dirà cose intelligenti, immagino. Se non sentiamo cose intelligenti, se non sentiamo delle cose sorprendenti, ci dovremmo chiedere, ma questo perché parla in proprio? Tanto parlare in proprio è più o meno, che vogliamo dire? Banalità, non sappiamo niente, siamo animaletti, ma vi rendete conto che siamo? Noi ce lo scordiamo, io no. Questo è il pezzo di carne, eh? Anch'io, non è che voglio dire che lei è un pezzo di carne, è un pezzo di carne, guardate che strana carne. È una carne strana, è una carne che parla, che pensa, è una carne, un pezzo di carne, come le mucche, le capre, avete mai visto un bue squagliato? È la stessa cosa, siamo carne, carne, ma pensante, non tanto canne pensanti, ma carne pensante siamo un miracolo, siamo un miracolo. Ma se uno pensa seriamente di essere un miracolo, dirà delle cose intelligenti, secondo me, perlomeno un po' interessanti. Quindi, siccome noi normalmente sentiamo invece parole banali, che proprio di una carne poco pensante, una carne animale, non spirituale, animale. No, San Paolo dice, l'uomo psichico non capisce un cacchio dello spirito, non sa niente, è vero. Anch'io, se sono nello stato psichico, che può essere quello che noi chiamiamo egocentrato, ma anche un po' in conversione relativa, non sa niente dello spirito. Cioè, se sente questi discorsi, pensa che o uno è pazzo o sono cose che non lo riguardano, non entra nello spirito. Quindi il nostro lavoro consiste invece nello sperimentare che questo atto libero di fede, in queste parole, trasforma realmente la sostanza della nostra anima, la apre realmente ad un'energia inaudita e straordinaria, ad un pensiero inaudito e straordinario,
che ha una potenza inaudita e straordinaria, che questo è vero, questo a noi interessa vivere. E oggi lo possiamo, secondo me, vivere tutti ad un livello nuovo, più profondo, più realizzato, secondo la via che i santi hanno percorso. Non è che ci inventiamo niente, ci sono sempre state esemplarietà di questo tipo che hanno confermato tutto ciò che è scritto nei Vangeli, poi non è che ci inventiamo nulla. Cioè, Gesù parla di cose straordinarie, prodigiose, parla e fa, no? Ma la cosa più straordinaria era la sua parola, quello che ha più sorpreso i contemporanei, io credo, l'autorità della sua parola, cioè questa parola che viene dallo Spirito del Padre, cioè viene da Dio. Questa parola è stata consegnata a noi, questo Spirito ce l'abbiamo noi, è che non lo vogliamo, questo è il problema, non lo vogliamo, questo dobbiamo capire. Ecco cosa vuol dire progredire. Avere il coraggio di dire: io non voglio lo Spirito di Dio. Questa è la verità, perché lo Spirito di Dio è donato, c'è. Allora io perché non lo voglio? Questa è la domanda. Questa è la domanda del proficiente. Di che ho paura? Perché continuo a nascondermi? Questo è il lavoro, questa è la confessione. Per cui tutto questo biennio che è sul perdono, in realtà, come vedremo, ma già lo vedremo domani, l'abbiamo già visto l'altra volta, è un profondissimo rinnovamento della confessione di peccato. Un molto più lucido riconoscere che sono io veramente che ostacolo, e l'ho sempre ostacolato. E anche questo, ragazzi, io non so se ho postato quel post su Di Decimaru, c'è anche nella tradizione più lontana dall'ebraismo, no? Perché talvolta uno dice: vabbè, il cristianesimo insiste troppo sul peccato, no? Ma non è vero, cioè, bisogna intenderci, ovviamente, bisogna intenderci. È vero che ci può essere, come dire, un utilizzo distruttivo di questo discorso, non liberante. Però Decimaru, che io citavo nel post, enuncia il sutra della confessione, che lui fa leggere al monaco allievo che viene ordinato, che è una confessione di colpa addirittura karmica, cioè il riconoscimento: io ho creato per secoli e secoli, senza un inizio, no? Tutto questo karma negativo. Nel nostro linguaggio, noi continuiamo a difenderci, continuiamo a decidere di chiuderci, continuiamo a credere che questo sia più conveniente, che questo, le conclusioni errate, ci dia la pace, ci dia la sicurezza, se mi nascondo, no. Quindi capire sempre meglio questo, nel nostro spirito, che è uno spirito allegro, quindi senza strapparmi i capelli, senza, no, ma con la misericordia vera dello Spirito divino, che è molto dolce. Lo Spirito divino è molto dolce, lo chiamiamo dolcissimo, ospite dell'anima, no? È proprio così, è dolce, raddolcisce, ammorbidisce, ci convince attraverso questa continua sollecitazione attraente a operare, mollare, rinunciare, credere, ci convince. Ecco, questo è il nostro laboratorio, che già la prossima sessione, cioè domani mattina, approfondiremo come sempre sul piano sia teorico che pratico esistenziale.